Eccoci qua, seconda parte di questa nostra chiacchierata di Confini Come and Con, la trasmissione che vi porta a casa informazioni, riflessioni e anche incazzature, secondo quello che diciamo, perché in effetti quello che diciamo spesso è molto provocatorio e smuove le menti, se smuove le coscienze è anche meglio. Ma cosa c'è di meglio che per smuovere di una persona il cui vigore spirituale, culturale e fisico è paragonabile a uno sbarramento d'artiglieria, ovvero Stefano Orsi, il nostro mitico sbarramento d'artiglieria dell'informazione. Caro Stefano, bentornato, la chiacchierata continua e la nostra, insomma, la voglia, insomma, di snocciolare informazioni e di fare riflessioni scomode altrettanto. Caro Stefano, prego. Ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie per gli inviti sempre graditi nella tua trasmissione. Grazie di accettarli, perché non è scontato, quindi io ringrazio sempre la tua disponibilità per fare queste chiacchierate, insomma, che per quanto portino spesso di contenuti pesanti sono anche foriere anche di riflessioni anche importanti. Ci eravamo lasciati l'altra volta facendo una piccola, diciamo, una panoramica sulla situazione sul campo di battaglia, cercando, insomma, di aggiornarci, aggiornandoci a quest'oggi per avere, diciamo così, informazioni di fresche aggiornate. Abbiamo trascurato però un aspetto, in effetti, che merita una riflessione, che poi ci aiuterà poi a portare avanti anche altri tipi di discorsi. Iniziamo subito da quello. Sì, io volevo con te avere una riflessione rispetto al discorso carrello della spesa, perché come al solito, o meglio come di consueto in questo periodo, ovviamente il nostro caro gnomo bellicoso pagliaccio ucraino sta andando in giro che va a chiedere, come al solito, questo un carro di qua, un cannone di là, un missile di qua, e adesso sta ricominciando a rompere con gli aerei. Vola gli aerei. Sì. E questo, vedete, che gli rimanda gli aerei? Diamogli. Io no. Ma che gli diano? E come no? Io no. Tu ma nemmeno. Io sono un fautore della necessità assoluta di vedere gli F-18, gli F-16 o anche gli F-35 in dotazione all'Ucraina. Accidenti, li voglio vedere proprio. Anch'io vorrei, da un punto di vista modellistico potrebbe anche essere affascinante, però sarebbe ovviamente un incasinamento ulteriore. Però vorrei che tu ci facessi una piccola riflessione su questa cosa. Ci sono sviluppi, trattative, aspetti tecnici anche da approfondire, perché secondo me, cioè, sono richieste campate completamente per aria. Cosa ne pensi? Allora, innanzitutto partiamo dai carri armati. Ah sì, giusto. I carri armati hanno iniziato ad arrivare nel favoloso numero di 4 Leopard 2 che la Polonia ha già dato e sono già in territorio ucraino e sono già serviti anche alla bisogna, perché ha potuto fare un video Klitschko, il sindaco di Kiev, che si è potuto divertire con il suo nuovo giocattolo facendo un giro in mezzo ai boschi, fondamentalmente era talmente importante, talmente impellente, e l'ha diffuso anche lui, oltretutto ha avuto anche questa bella pensata. Era talmente impellente, talmente urgente questo bisogno di carri armati per salvare i soldati ucraini, che ha pensato bene di farci un giro lui, di farci un giro il ministro della difesa. Si sono filmati, hanno fatto i video per ricordarsi del momento. È veramente simpatico. Dunque, le ultime notizie li danno poi forse già in zona di Artyomovsk. Spero che sia confermata, che sia vero, perché voglio vederli proprio sul campo di battaglia e voglio vederli impiegati contro i carri sovietici o russi. Per quanto riguarda poi le altre forniture di carri, siccome saranno pochi Leopard buoni che verranno dati, la Polonia, come avevamo anticipato a suo tempo, che ha un'ampia disponibilità di PT-91, che sono progetti basati sul T-72 sovietico, ma modificati e aggiornati dalla Polonia, prodotti tra la fine degli anni 80 e la metà degli anni 90, i PT-91 ne dovrebbero consegnare circa 60 all'Ucraina, questo abbastanza in tempi rapidi, perché a parte qualche piccola differenza, fondamentalmente sono dei T-72, quindi la disposizione dei comandi è già diciamo familiare per gli equipaggi ucraini.
Diverso discorso invece per il Leopard 1. I Leopard 1 sono in fase di revisione presso la Rheinmetall in Germania, e però i tempi di consegna, vi ricordo che dovrebbero consegnarne circa un'ottantina, 88 forse, per tenere fede a un numero che mi sembra richiamare qualcosa come SS, però non ne sono. Heil 88. Hitler, ecco, sì, 88, Heil Hitler. Allora, Dovrebbe essere perché HH, no? l'H è l'ottava lettera dell'alfabeto, A, B, C, D, Sì, E, F, esattamente. Non G, so H. Sì, in nell'alfabeto effetti. tedesco, ma può darsi che sia lo stesso. E comunque HH 88, carri dovrebbero consegnarli, ma entro il 2024. A lotti di 20, 20 per lotto di revisione li consegneranno così. Quindi a scaglioni non erano pronti, non avevano ancora iniziato a prepararli e li consegneranno un tot alla volta. Per quanto riguarda gli altri di altri paesi non se ne sa nulla, so che un 7, 8 o 10 carri Leopard 2 sono stati visti e filmati in spostamento dalla Germania verso la Polonia. Uno di questi, facendo il fermo immagine, si vede la scritta vernice 14/88, che sono altri chiari riferimenti al nazismo. Il 14. Il 14, 14 parole. Se cerchi su Google il significato, indica un riferimento al nazismo, e l'88 di cui abbiamo già parlato. Sì. Però è una cosa veramente devastante per chi, come me, ha cara la nostra Costituzione, nata dalla resistenza, dall'antifascismo, dal paese uscito semidistrutto dal conflitto voluto da Mussolini e da Hitler. Ecco che queste cose pesano e un po' anche. C'è stata una grande manifestazione sabato, oltre a quella grande di Genova, io ringrazio tutti i compagni genovesi e quelli di Bologna che sono arrivati in trasferta a Genova perché erano in una manifestazione dei portuali contro l'invio delle armi a un paese in guerra, perché non è un paese nostro alleato. Perché la nostra Costituzione ripudia la guerra, noi non possiamo e non dobbiamo fornire armi a paesi in guerra, ma favorire un dialogo che, diciamo, impedisca che si creino i presupposti per un conflitto e quindi dovremmo agire in anticipo rispetto allo scoppio di un conflitto, e agire in modo tale, e potevamo farlo, da disinnescare le cause che lo scatenano. Una volta scatenatosi il conflitto, anche per colpa nostra, noi non possiamo fornire le armi, perché la Costituzione, ripudiando la guerra, non ci permette, a mio giudizio, di consegnare armi a paesi in guerra, perché significa fomentare e aumentare la durata del conflitto, e questo per noi è impensabile. Ovviamente, ovviamente. E lo era per i nostri padri costituenti, difatti usare una parola chiave, ripudia, perché Ripudia, è più sì. forte delle altre. E poi c'è anche il discorso che l'Italia promuove le alleanze paritarie, in cui l'Italia è pari agli altri, non sottomessa agli altri. Questa è un'altra sottolineatura da fare. E quindi ci sono diversi aspetti da discutere sull'attuale status dell'Italia nella NATO e nella UE. Poi, continuando, Sì. vediamo che altri sistemi d'arma li stanno consegnando, Bradley e altri blindati stanno arrivando in Ucraina. Questi
quello che tutti sono al momento concordi nell'affermare, nel confermare, soprattutto perché noi ne abbiamo già parlato di questo nelle scorse puntate, ma adesso le fonti sono quelle ufficiali della NATO, Stoltenberg, ministri della difesa dei paesi NATO, siamo fuori dalla possibilità di consegnare munizioni dagli stoccaggi. Ovvero abbiamo esaurito quelle quasi esaurito quelle presenti nei nostri magazzini. Nei giorni scorsi diversi voli della aviazione militare americana, tre in particolar modo, con tre Globemasters, sono decollati dal porto di Bengasi per portare munizioni a Ramstein, munizioni chiaramente di epoca sovietica, per poter fornire i cannoni in calibro 152 o 122 dell'esercito ucraino. Perché? Perché i nostri da 155 non ne produciamo a sufficienza per il fabbisogno che vada oltre una settimana. Perché sebbene io pensassi che ne stessimo producendo 70.000 al mese, diverse fonti recenti hanno parlato invece di una produzione attuale di 30.000 al mese, che è molto più bassa. Gli Stati Uniti si stanno muovendo da un mese e mezzo per aumentare questa produzione, l'Europa inizia a interessarsi adesso al farlo, per cui per un po' la produzione resta questa e per un po' è del tutto insufficiente, perché per capirci gli ucraini sparano 7-8 mila munizioni al giorno e quindi 30.000 bastano sì e no per 5 giorni, neanche sì, una settimana. Una settimana, sì, infatti, manco quello. Il problema, scusate, ti interrompo. Il problema principale sì, che adesso, allora, l'altra volta è un Galaxy che decollava da Bengasi pieno di munizioni leggere. Adesso due Globemaster che decollano da Bengasi. Ne avevamo già parlato, sì, ok, sì, benissimo. Qui stanno svuotando la Libia delle armi. Tra un po' la Libia sarà in pace perché non ci saranno più armi da distribuire. No, no. Peccato, no, il punto, che, il punto da notare è un altro, che sì, poi successivamente abbiamo studiato la rotta e abbiamo visto che questo non era passato, questi aerei non sono passati dallo spazio aereo italiano per andare in Germania. Interessante. Sono passati dallo spazio aereo francese. E cioè hanno risalito la costa fino a oltre la Tunisia per poi puntare a nord, solamente quando, evitando anche lo spazio aereo, quindi Lampedusa e via dicendo. Questo perché noi siamo presenti in Libia e lo siamo però a Tripoli. E gli americani, per tramite dei francesi, sono andati a trattare la concessione di queste munizioni al generale Haftar, che è nostro avversario in Libia. E quindi c'è da chiedersi, Haftar, oltre a un pacco di soldi, che cosa gli avrà chiesto in cambio? Io ho paura di chiedere, di ipotizzarlo, ma temo di saperlo, perché in effetti, visto che quello che può chiedere un generale in guerra. Esatto, diciamo che può chiedere di vincere la guerra e quindi di prendersi Tripoli. E visto che sono disperati per andare là a prendere, a raccattare, lo abbiamo già detto diverse volte, ma lo ripetiamo, stiamo raccattando tutto quello che c'è in giro. In gergo si dice, raschiamo il fondo del barile, benissimo, giusto? Benissimo. Esatto. Quando tocchiamo il fondo i nostri iniziano a scavare. A scavare, esattamente. Ecco, esattamente. Ecco, il punto che mi chiedo è, tra quanto vedremo effettivamente iniziare a mancare le munizioni agli ucraini? Perché prima o poi, continuando a questo livello, passa questo momento in cui loro hanno ancora delle munizioni e arriva il momento della carestia, no? Stiamo passando dalle vacche grasse alle vacche magre. E cosa stanno facendo i russi? In questo caso, aumentano la pressione su tutti i fronti. Ovviamente. E non è iniziata un'offensiva come la dicevano alcuni commentatori, diciamo più di parte ucraina,
no? Che dicevano: ah, inizierà l'offensiva i primi di gennaio, il 5 di gennaio, il 15, il 20. Poi dicevano anche: inizia una nuova mobilitazione. Vi ricordate a fine Sì, anno, sì, sì. no? A fine, sì. E non è mai avvenuto niente, non c'è stata una nuova offensiva, non c'è stata la mobilitazione. La Russia non ha bisogno di fare un'offensiva, la Russia ha bisogno di consumare le risorse dell'Ucraina, quindi le nostre, perché la NATO sta fornendo tutto quello che serve all'Ucraina, tutto, perché l'Ucraina non ha più nulla, non produce più munizioni, non produce più armamenti, non produce più cannoni, non produce più mezzi. Quindi ha bisogno di tutto da noi. Quando inizieranno a mancare? Non lo so, nel senso che adesso parlano di aver finito gli stoccaggi, non sappiamo se effettivamente sono finiti o se stiano magari fornendo anche quelli dell'esercito, cioè quelli in dotazione ai reparti degli eserciti nostri, per sostenere gli altri. Nel frattempo sperano di aumentare abbastanza la produzione per coprire il fabbisogno almeno dei mesi a venire. Il problema è che poi cioè tutto quello che produce lo devi pagare, non c'è più niente di stoccato e non è una bella situazione al momento. No, ma poi sì, prego. Venendo a noi per arrivare poi, perché io dicevo voglio i caccia. Gli Stati Uniti hanno già detto più volte di no, non ve li diamo. Non servono, hanno detto, e in effetti sarebbe vero, nel senso che da un punto di vista del loro impiego, portare dei caccia in numero, adesso non so, mettiamo 30 caccia che gli danno, significa farli operare in teatro assolutamente sotto controllo nemico, perché abbiamo visto come quei pochi caccia che riescono a mettere in sesto e insieme gli ucraini li fanno volare e poi non hanno neanche bisogno del carrello di Atterrare, atterraggio. che cosa triste. Esatto, perché vanno giù, nel senso che come si alzano in volo, il radar dei MiG-31 che ci sono in volo li identifica, lanciano un razzo. A lunga, il MiG-31 vola ad altissima quota, quindi il razzo arriva dall'alto a grande velocità e gli AR-37 sono micidiali e non lasciano scampo a questi veicoli qua, velivoli qua che vengono abbattuti. Quelli che non vengono abbattuti nell'entroterra dai MiG-31 vengono abbattuti dalle forze antiaeree russe. E quando non ci sono neanche loro, hanno i man pad, che ho visto un filmato di un soldato russo che lanciava un man pad contro un Su-25 che volava sopra la zona sud di Kherson e l'ha abbattuto dall'altra parte del fiume, in pratica, del Dnepr. E così succede sovente. Quindi vedere degli F-16, vedere eventualmente degli F-18, addirittura qualcuno parlava di addestrarli per i caccia di quinta generazione. A me interesserebbe tantissimo perché so che non farebbero la differenza sul campo, ma mi piacerebbe vederli abbattuti. Ecco, il discorso è quello, perché continuano a menarla con questi F-16, ma è tutta gente che non capisce che non possono servire, non possono cambiare le sorti della guerra, perché gli ucraini non hanno 300 piloti da mettere sopra ai caccia. E averne 300 di questi caccia e quindi non potranno mai fare una minima differenza, anche se gliene danno qualcuno. Chi dice che questi carri armati saranno un game changer non sa quello di cui sta parlando. In realtà questi carri prolungheranno un po' l'agonia dell'Ucraina che ha perso la guerra. L'Occidente ha perso la guerra con l'Ucraina perché ha voluto sostenerla e metterci la faccia nel farlo. I politici nostri si sono sputtanati perché hanno fatto dichiarazioni illogiche, scellerate e quasi criminali, dicendo la Russia va sconfitta sul campo di battaglia. E ora io non so se qualcuno riesca ancora a giustificare o a reggere la narrazione di una Ucraina che sta vincendo.
Qui l'Ucraina io la vedo come gli imperi centrali germanici all'alba della resa nella prima guerra mondiale, cioè fermi sulla linea del fronte, ma con il dietro che si sta esaurendo drammaticamente. E che quindi vedono che sta arrivando la fine delle munizioni, la fine della capacità di sostituire i soldati perché devono rastrellare gente a forza, rapendola addirittura, e questo porta ai fronti dei soldati che non hanno intenzione di combattere, che non vogliono combattere e che alle prime occasioni combatteranno. Non per niente gli ucraini continuano a mettere cecchini lungo le retrovie dei fronti per sparare su chi cerca di scappare o di disertare. Questo dalle testimonianze di un volontario americano che si è arreso pochi giorni fa ai russi e ha portato anche molte testimonianze, da parte sua, molti dati sui crimini di guerra commessi dai soldati dei battaglioni nazisti ucraini, che ha confermato essere effettivamente nazisti e ha testimoniato che abbiano commesso, tra l'altro, molti crimini contro i prigionieri. Se vuoi facciamo un punto velocissimo sulla Sì, no. situazione intorno ad Artyomovsk, perché ci sono state delle novità. Dimmi Sì, tu, prima di fammi la fare due domanda. domande te le volevo fare, perché in effetti io per, diciamo così, vogliamo chiamarla per dovere, diciamo, di informazione, anche per una questione, diciamo così, di curiosità, sono andato a guardare i commenti e le analisi di altri, coi colleghi che su internet fanno analisi di carattere militare strategico. E mi ha molto Sì. sorpreso che i tuoi, tra virgolette, colleghi riescano a glissare in maniera eccezionale su certe dinamiche che a dir poco sono evidenti, che poi anche un cieco le vedrebbe, tipo il famoso argomento sforzato che gli ucraini fanno nei confronti dei loro cittadini. Cioè, Ma addirittura uno glieli come. fanno queste domande gli spettatori? Lo spero per loro, anche perché nei commenti poi vedo tutto un fuorilegge di complimenti e forza Ucraina, quando alla fine, beh, allora, Ecco. addirittura, aspetta, questo è un commento che devo citarti per onestà. Sì. Un commentatore che tu ben conosci perché è molto noto in rete e ha a che fare con un nome latino, diciamo, che tu ben conosci, diciamo così, okay? Ha il suo canale ha nome Ah. latino, okay? Che ben conosci. Ha addirittura affermato durante la sua trasmissione che, per esempio, gli ucraini non sequestrano le persone, ma si limitano a notificare una richiesta di arruolamento, portandola a casa delle persone, così dando un foglio e dire guarda che ti devo richiamare. Senza fare nient'altro, quindi per loro sarebbe semplicemente mandare la cartolina, no? Si Ah, tratta solo di ecco, quello. Questa è l'affermazione, ecco, secondo me. quindi i video che postano sui social Esatto. gli ucraini Esatto. sono falsi, Sì, sono esatto. falsi che la popolazione ucraina, non russa, ucraina, delle varie città dell'Ucraina sta postando i video con la gente portata via di peso, con la popolazione intorno che magari soprattutto le mogli protestano. Non esistono per loro queste cose, Sì, anche se escono infatti. nei social ucraini, per loro non esistono. Fantastico. Sono centinaia di video ogni settimana, centinaia. E questi sono quelli che escono. Pensate quanti ce ne sono. Sì, ma infatti è una cosa assolutamente assurda. Cioè, al di là anche delle differenze di carattere, diciamo così, culturale, anche differenze di analisi, perché ci può anche stare un'analisi differente dalla tua che magari evidenzia altri aspetti. Però devi non notare. Almeno semplicemente mettersi nelle condizioni di dire con onestà, ci sono questi video, dei dubbi li fanno sorgere, poi possiamo anche non essere convinti al 100% che potrebbe essere propaganda, però quando iniziano a uscire tante Comunque, testimonianze, prego. diciamo che il nome latino somigliava a Paramecium. Ok, Vabbè, una cosa del genere, sì, in effetti ci siamo vicini, ecco. È un tuo collega di rete che fa analisi. Non ti offendere se allora lo chiamo ho collega. capito chi è, ho capito chi è. Non ti offendere se lo chiamo collega, mi raccomando, è solo una questione di. No, 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 Era no, solo una ma per questione che. carità, Sì, ma prego. guarda che a livello di ricostruzioni storiche. Lui si occupava di ricostruire battaglie storiche, Sì, è vero, è eccetera, quindi si vero, documentava. Ha sempre fatto un buon è vero. lavoro, Verissimo, niente da verissimo, dire. verissimo. Io però ritengo che poi per fare delle analisi sulle situazioni di attualità dove non puoi attingere a fonti
diciamo affidabili, perché ti trovi a scontrarti contro due opposte propagande. Noi non siamo in un paese terzo che ha un'informazione, diciamo, asettica. Abbiamo ovviamente un'informazione che è viziata dal fatto di essere un paese della NATO, che ha dei giornalisti che sono più realisti del re e vogliono a tutti i costi dare un'immagine del conflitto che non è quella reale. E questo lo fanno in barba ai sondaggi che dicono che la popolazione italiana è contraria all'invio delle armi. È ancora più, parlo del 70% della popolazione, sondaggi recenti, e stanno aumentando sempre più queste percentuali. Erano al 62% fino a un mese e mezzo fa, adesso siamo al 70% o oltre. E poi arriviamo ancora più in alto con se si parla di inizio di partecipare al conflitto, lì proprio andiamo oltre l'80%. Praticamente ci sono solo gli elettori del PD e quelli di Calenda che sono favorevoli a entrambe le cose, eh? Cioè, parliamoci chiaro, neanche quelli di più Europa sono favorevoli. Sì, abbiamo detto tutto, eh. Abbiamo detto tutto. Esattamente, D'accordo. neanche i radicali sono favorevoli a quest'idiozia. Comunque sia, guarda, l'informazione è importante. Se tu devi fare delle analisi, devi avere un'esperienza per ricostruire nella tua mente, quello che è lo scenario credibile. Questo perché? Perché non trovi sul campo, cioè sull'informazione ufficiale, dei dati affidabili. Quindi devi avere tu, gli strumenti per fare una stima di quelle che possono essere le vittime, di quelle che possono essere il fabbisogno di munizioni e armi, e quindi stabilire chi delle due parti può avere la capacità di produrre. Per fare un esempio, sempre questo soggetto all'inizio del conflitto diceva che le sanzioni avevano bloccato di fatto tutte le produzioni militari russe. E questo lo diceva perché le fonti ufficiali di informazione di tutta l'area occidentale confermavano questo tipo di dato, ma questo non significava assolutamente che fosse reale. Lo dicevano perché fa parte della propaganda di guerra, di quella nebbia di guerra che tu devi vedere oltre, cioè in pratica devi avere un visore infrarossi che ti permette di penetrare la nebbia di guerra che l'informazione propaganda di guerra fa. E quindi devi immaginare lo scenario di una Russia che ha 8 anni di tempo per prepararsi a un conflitto e che di conseguenza accumula in tutti questi anni la quantità di pezzi di ricambio, di componentistica, di tutto quello che occorre per produrre armamenti, aerei, munizioni per anni senza dover attingere a fonti esterne. E questo è uno scenario dovuto alla storia proprio di quella che fu l'Unione Sovietica, alla filosofia che nasceva e scaturiva dal tipo di conflitto che avevano sostenuto nella Seconda Guerra Mondiale e dal fatto che dopo quello non hanno mai sostenuto un grande conflitto, perché il conflitto in Afghanistan non è stato un grande conflitto di masse, di fronti estremamente attivi come abbiamo qua, ma non lo è mai stato. La Russia si è fatta una certa esperienza durante il conflitto in Siria e ha visto quelli che sono i problemi della logistica, però l'esperienza grossa se l'è fatta adesso. Ma dal punto di vista di pezzi di ricambio, quantità di munizioni e tutto quello che riguarda lo svolgimento di un conflitto di massa, ecco, la filosofia dominante è quella sovietica, quindi enormi quantità di stoccaggio di munizioni, perché era il problema della Seconda Guerra Mondiale, avere sufficienti munizioni sempre, in qualunque momento, per annichilire il nemico e tenerlo sempre sotto scacco. E quindi dovevi pensare che non fosse vero quello che dicevano, a meno che tu non volessi
qui entriamo in un'altra possibilità, sostenere quello che sosteneva la NATO, perché ti faceva comodo sostenere quella posizione, perché ne puoi trarre magari dei vantaggi personali, come magari, che so, essere chiamato da qualche rivista di settore interessata al tuo lavoro, che però è anche magari, diciamo, di un grosso gruppo molto vicino alle posizioni della NATO, ecco, e quindi ti può far comodo sostenere certe posizioni dominanti nell'informazione per averne qualche tipo di vantaggio. Questa è un'ipotesi che uno può fare per giustificare anche certe cantonate enormi che via via sono state prese da lui come da altri, per carità. Però tante volte dici: com'è possibile che ci sia questa gente che non azzecca una di previsione ed è pagata profumatamente? Cioè, possibile che ci sia tanta gente che paga qualcuno per dire delle castronerie, che poi alla prova dei fatti sono sempre false, non azzeccano uno. Cioè, dopo 2 o 3 mesi devono dire il contrario di quello che dicevano prima. Le sanzioni funzionano, dopo qualche mese le sanzioni non hanno funzionato. La Russia ha tutte le fabbriche bloccate, dopo qualche mese la Russia continua a produrre tutto. Ma allora sulla base di cosa lo dicevano esattamente prima? La Russia ha finito i missili, è da marzo che lo sentiamo dire. Da fine marzo. La Russia non ha ancora finito i missili oggi. Perché quindi dicevano questo? Chi le passava queste informazioni? Sulla base di cosa lo dicevano? Ma lo sapevano quanti missili produce all'anno la Russia e da quanti anni li produce? Per poter dire che li aveva finiti? Quanti ne aveva stoccati? Non hanno queste... Cioè, se non partono da questi dati, da un calcolo semplice, una tipologia di missili, gli Iskander, in produzione dal 2011, mi sembra, ne producono, mi sembra, 1.700-800 all'anno. Quindi quanti ne ha? 8-9.000 adesso, come minimo. Ecco, se ne ha 8-9.000 e ne hanno usati in tutto 4.000 dall'inizio del conflitto, come fai a dire che li aveva esauriti? E poi ci sono altre tipologie di missili, perché non ci sono solo quelli, ce ne sono tanti che ne vengono usati, KH-55, KH-101, diavolo, se non fanno sti conti, io mi chiedo cioè, sulla base di che cosa lavorano loro. Cioè, non le capisco io queste cose qua, perché sono cose pure, calcoli abbastanza semplici da fare. Quando ti trovi un articolo che parla della società che produce i missili in Russia, ti dice che la loro produzione è di circa 60-70 al mese, tu sai quanti ne producono in un anno e di conseguenza sai da quanti anni li producono, quanti ne hanno negli stoccaggi. A occhi e croce loro hanno ancora 50-60 mila missili negli stoccaggi. E non è una cifra esagerata? No, certo che no, ma è una cifra importante se paragonata comunque sia alle stime che hanno fatto a ribasso. Tieni presente che loro devono pensare a una guerra contro tutta la NATO, quindi su un fronte estremamente enorme, con una quantità di bersagli da colpire smisurata rispetto a quelle che possono essere in Ucraina. Loro usano il minimo indispensabile per combattere l'Ucraina, proprio per il fatto che non sanno se un domani la NATO decida di attaccarla direttamente. Perché teniamo presente una cosa: se la Russia non ha mai usato le armi atomiche, gli Stati Uniti l'hanno fatto quando ne hanno avuto bisogno. E quando si sono trovati qualche giorno fa in Corea a parlare del difendere la Corea da un ipotetico attacco della Corea del Nord, loro hanno detto: ah, noi useremo tutte le nostre risorse, anche nucleari, per difendere questo fronte, che non è negli Stati Uniti, è lontano migliaia di chilometri dagli Stati Uniti. Eppure loro dicono che sono disposti a usare le armi atomiche per difendere quel fronte lontano migliaia di chilometri. Allora c'è tutto il Pacifico in mezzo, ma è un interesse. Quindi l'umanità, il pensiero folle e il diritto internazionale,
l'uso delle armi di distruzione di massa cessa nel momento in cui lede un interesse strategico degli Stati Uniti. Allora diventa lecito. Stesso dicasi per le armi chimiche. Gli Stati Uniti hanno legalizzato l'utilizzo di alcune sostanze nelle armi perché non sono per loro ritenute armi chimiche. No? Perché magari le usano gli ucraini. Tipo, ma fammi qualche esempio, perché in effetti potrebbe essere utile. Che tipo di sostanze hanno legalizzato? Gli ucraini, alcune tipologie di gas infiammabili, leggevo prima l'articolo, non erano specificati i nomi e le formule, è solo le tipologie di questo tipo di gas che vengono usati per alcuni tipi di armi. Però ti posso dire che nei rapporti che la Russia ha portato all'ONU c'è il fatto che da alcuni video che gli ucraini hanno diffuso si vede benissimo che con dei droni lanciano e fanno cadere sulle truppe russe delle granate che emettono del gas. E i militari agonizzano a causa del gas, non della granata, perché la granata non fa un'esplosione come altre, arriva, scoppia sì, ma emette del gas, si vede proprio che emette del gas, si vede la nuvola. E questo è già successo più volte. Addirittura avevano diffuso un video in cui si vedeva la produzione di queste granate, e me l'ha segnalate tra l'altro l'amico Virgilio di Geopolitical Center, che è atlantista tra l'altro, che lui mi diceva queste sono granate per armi chimiche. Lui ha detto addirittura che per la tipologia di capacità di stoccaggio potrebbero essere dei gas di tipo nervino addirittura, perché bloccano le funzioni respiratorie e quindi causano le convulsioni, tra le altre cose. Ed è una situazione molto grave. Abbastanza. Sì, c'è stata la novità del piano di pace cinese in questa settimana. Il piano di pace cinese è stato presentato in 12 punti, fotografa la situazione attuale, chiede il blocco dei combattimenti, il cessate il fuoco immediato e l'avvio immediato di colloqui di pace tra le due parti. Chiede chiaramente il riconoscimento della situazione stante, quella che è, da parte di entrambi, e tutto è stato... Tra l'altro chiede anche il fatto che l'Ucraina non possa, nella maniera più assoluta, entrare a far parte della NATO. Questo perché si deduce? Perché chiede il rispetto di un principio, il principio della sicurezza indivisibile, e cioè che nessuno dei paesi possa migliorare la propria condizione di sicurezza a spese della sicurezza di un altro. Ed è lo stesso principio contenuto nell'articolo 8 della Carta di Istanbul che la NATO ha violato e l'Ucraina ha violato. E l'hanno violata tutti gli stati che hanno votato e dato l'ok per l'ingresso, ad esempio, anche della Finlandia nella NATO, perché anche la Finlandia è firmataria dell'accordo istitutivo dell'OSCE e anche la Finlandia non può entrare nella NATO senza violare quell'accordo, che è un trattato firmato da tutti, che impegna la Finlandia, come impegnava l'Ucraina, a non entrare nella NATO, perché entrando nella NATO portava un'alleanza militare ai confini di un paese terzo e quindi migliorava la propria condizione di sicurezza, sì, ma a spese di quella del suo vicino, e quindi non poteva farlo. Poi
lì siamo sempre da capo. Gli Stati Uniti hanno questi doppi standard in cui un accordo internazionale va rispettato alla lettera quando è nel loro interesse e va invece interpretato nel senso che dicono loro quando il loro interesse dice che va fatto così. Ed è molto, molto interessante vedere in che situazione ci ha portato questo modo di pensare. Anche perché se ci fossimo trovati 40 anni fa, gli Stati Uniti avrebbero trovato nell'Europa, vecchia e saggia, qualche politico che gli avrebbe detto no, non lo fate e noi restiamo così come stiamo. Perché ai tempi, 40 anni fa, quando la Germania venne unificata, gli accordi erano che la NATO non avrebbe fatto un passo avanti, neanche di un centimetro, verso est, da dove era. E tutto poi è finito a carte 48 nel dimenticatoio, non era scritto nero su bianco su un accordo, erano accordi presi verbalmente ma riportati su documenti ufficiali in Germania e in altri stati, come avvenuti, come promesse fatte e impegni presi, e poi sono stati disattesi totalmente dalle amministrazioni successive. E così la storia della guerra in Ucraina va avanti. Velocissimamente, chiudiamo la puntata con un aggiornamento su Artyomovsk. Ti dico che, oggi di particolare è successo un paio di cose. Primo, c'è stato lo stop dei voli all'aeroporto di San Pietroburgo a causa di un oggetto volante, Ah, forse sì, ho un sentito, non ho identificato, ho detto. Esatto, Interessante. che quindi ha causato questo, ma è durato un'oretta, non di più. Poi, nella zona sud da Ugledar, i russi stanno riuscendo a stanare dalle difese gli ucraini che sono caduti in pratica nel loro gioco, perché sono usciti, contrattaccano. Sai che i russi si erano portati sotto, no? Hanno fatto Sì, sì, uscire gli sì, sì. ucraini a contrattaccare, eccetera, e quindi stanno riuscendo a causargli molte perdite. Un po' le subiscono, ma i russi se lo possono permettere, questo, gli ucraini no, e invece gli ucraini ne subiscono e parecchie di perdite anche lì adesso. E poi l'altro fronte molto, molto attivo è sempre quello di Artyomovsk. Dalla settimana scorsa i russi sono avanzati ancora, hanno preso Skovorodka come villaggio, poi altri villaggi vicino, tra le altre cose, Iaghinne, poi hanno preso Berkovka e Dubovo-Vasilovka, dove nell'ultima parte del villaggio si combatte ancora con gli ucraini, che sono ancora lì nei pressi, ma stanno consolidando anche questa zona. E poi soprattutto sono avanzati molto da est. Non ti sentiamo, Stefano? Ah, mi Ti sentiamo? senti? Sì, sul finale c'è stato un blocco Mi delle senti? trasmissioni. Pronto? Sì, c'è Mi stato un blocco senti? delle trasmissioni, c'è stato un Ah, blocco delle ok. trasmissioni sul Dove mi hai finale. sentito Cos'è che fino? l'ultima località di battaglia? Cos'è accaduto di preciso? Allora, Ultimamente, sì. a nord, cioè gli ultimi villaggi presi, allora hanno preso Iaghinne, Skovorodka, che sono praticamente a nord, esattamente a nord della periferia di Bakhmut, quindi sono a ridosso della città anche da nord. Dietro le linee invece hanno preso degli altri villaggi, Berkovka e Dubovo-Vasilovka, quindi stanno dilagando alle spalle, cioè dilagando, si stanno allargando alle spalle della città, e quindi tra un po' la chiudono proprio. E poi soprattutto da est sono avanzati fin quasi al centro della città dove scorre il fiume addirittura. E quindi stanno prendendo il controllo della parte est della città. E da sud anche stanno spingendo abbastanza per tenere impegnate anche le forze qui presenti,
La situazione qui sta degenerando molto, ecco. Ogni misura che gli ucraini cercano di prendere, anche contrattaccando, finiscono in un disastro. Nella parte nord, tra Kremlin e il confine tra la Russia e l'Ucraina, quindi fino all'estremo nord, dove c'è, per capirci, Dvorokhna, poi ci sono Kuzemovka, Svatovo. Il fronte qui sta diventando, vedo sempre più indicazioni di fuoco di artiglieria, perché ci sono delle puntate di unità in continuo che stanno aumentando. I russi tengono alta la tensione, tengono alta l'attività bellica in questo settore, e in facendo così aumentano il consumo di risorse ucraine. È un gioco evidente, non è un'offensiva vera e propria, nel senso che muovono piccole unità, ma tengono alta, li obbligano a rispondere al fuoco, in poche parole, li obbligano a rispondere al fuoco, e quindi aumentano il fabbisogno di logistica, di rifornimenti in questo settore. La strategia è evidentemente quella, quindi non fare l'offensiva come qualcuno va dicendo, diciamo, che non faccio nomi, ma assomiglia un po' a Orio al serio, il suo nome. E quindi lui sostiene che c'è l'offensiva in corso. Io sostengo assolutamente che non ci sia l'offensiva in corso. La strategia russa è quella di consumare le risorse umane e materiali dell'Ucraina. Credo che abbiano scelto la strada giusta per minimizzare le loro perdite e massimizzare il consumo di risorse di quelle degli altri. La storia ci dirà chi ha ragione, e chi vivrà vedrà, ecco. Ovviamente, quindi stiamo sempre a controllare la situazione. È ovvio che magari un occhio in più sulle vite umane, magari se non guasta mai, per cui il generale più vittorioso è quello che riesce comunque sia a capire quando i soldati devono combattere e quando no. Quindi, che c'è questa, ah, una c'è cosa, tipo... scusami. Ah, certo. gli ucraini hanno usato due Tupolev 141 per colpire nell'entroterra russo alcuni obiettivi. Due sono caduti in mezzo alla campagna, e uno o due hanno colpito invece una zona. Un impianto di produzione petrolifera, ma hanno fatto danni relativi agli edifici, non agli impianti, quindi hanno colpito degli edifici secondari, nulla di grave, nessuna vittima, mi sembra. Poi a Belgorod sono volati alcuni droni che sono stati visti e filmati dalla popolazione, sono stati poi abbattuti dalla contraerea, ma erano piccoli piccoli droni. Comunque è interessante vedere che c'è questo tipo di attività da parte ucraina, che si mantiene comunque attiva. Perfetto, abbiamo finito. Sì, è interessante questa analisi, più che altro perché gli ucraini ricorrono agli espedienti che sono praticamente terroristici più che bellici in senso stretto. Però siamo ridotti a fare pum pum quei fucili. Ma sì, ognuno usa le armi che ha a disposizione, cioè, per ovviamente, carità, io non dico che facciano male. No, per carità, però vabbè, è un altro discorso. Comunque lo riprenderemo. Fanno male quando colpiscono i civili a Donetsk. Assolutamente. Controllano con i droni quando arrivino i soccorsi, e una volta che accertano che ci sono i soccorsi, i vigili del fuoco di loro. Sì, e sì, paramilitare, esatto, con le ambulanze, fanno partire un altro colpo di HIMARS di produzione occidentale e uccidono i soccorritori. Quello è un vero crimine di guerra, tra l'altro certificato dalla distribuzione del video da parte degli ucraini. Se c'è un crimine di guerra vero, si parte da questi che sono provati, non da quelli inventati. Assolutamente sì, quello è un crimine di guerra, non c'è dubbio. Comunque, anche qua, esattamente, comunque continueremo le nostre analisi e continueremo ad avere un occhio sulla situazione grazie a te. Ora, sì. Ti sento più tonico, quindi la salute è migliorata, vedo che il sistema sta andando, meno male, comunque sì. Si continua a migliorare, si guarisce. Sì. Benissimo,
Ti ringrazio tantissimo Stefano, questa seconda parte di Confini Come Con ha completato il lavoro iniziato con la prima, ma continueremo con la nazionale e poi chiameremo anche l'altro, il tuo amico, il nostro grande amico, il tuo grande amico che è appunto Giuseppe Masala per continuare a completare l'analisi con gli aspetti economici e strategici. Per adesso grazie mille a Stefano Orsi, seconda parte di questa bella chiacchierata di Confini Come Con, continuate a seguirci, seguite la pagina Facebook e il canale YouTube, la piattaforma di Streaker, e continuate a seguire anche e iscrivetevi anche al canale, oltre che al nostro, anche al canale di Stefano Orsi che sta continuando ad andare oltre coi numeri alla grande. Sì, grazie siamo ancora. Praticamente a 16.000. Magnifico, alla grande. Grazie ancora a Stefano Orsi, Confini Come Con, io sono Gabriele, alla prossima puntata. Ciao a tutti. Un saluto a tutti, un saluto a tutti.